A tutti ragazzi, sono Narco e benvenuti sul mio canale. Oggi ci andiamo a fare una bella battaglia con la Fenix, incrociatore tier 4. Ora io ce l'ho ancora tutta di base, però potrei mettere o l'MK4 che mi aumenta la gittata, oppure optare per la Hull. Io penso di mettere la Hull perché di base fa abbastanza cagare. Di base io ho solo 6 torrette, 2 torpedo tubes e 4 cannoni antiaerei. Invece con questo mi aumenta di 1 i cannoni antiaerei, mi aumenta di 1 i torpedo, quindi i siluri, l'artiglieria, insomma mi aumenta un po' di tutto, diciamo quasi tutto. Quindi io metterei questa roba qua. Ok, mettiamoci questo, research, yeah. Aspetta, perché questo non me lo fa comprare subito? Research 1004. Scusa, no. No, mettiamo questa per forza. Però mi dice che posso mettere pure questa roba qua. Frega un cazzo, mettiamoci questo. Ok. Ah, vedi? Ha messo questa roba qui. Tre cannoni su. Mamma mia, ancora più brutta di prima. Proprio brutta sta nave, ma brutta a livelli, eh. Quindi le torrette le ha messe avanti. Le ha 3-2. 1 e 2. Le ha messe davanti. Vabbè. Quindi teoricamente le altre due le metterà dietro. Teorica merda. Va bene, comunque facciamo così. Ci andiamo a fare una random battle, non una coop. Ok. Ci andiamo a fare una random battle che è molto più, diciamo così, difficile da fare rispetto a una coop battle. Allora, qua vediamo che cosa c'ho. C'ho le daily missions, però questa sinceramente non me lo faccio. Che cos'è questo? Ok, 50.000 crediti, soli 20 aircraft. Sì. Vabbè, qua non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente per questa nave. Allora niente, ce lo facciamo così. E niente, ci vediamo in battaglia, ragazzi. A dopo. Eccoci qua. General Quarters. Yeah. Allora, cazzo, questa non ci voleva sta mappa, perché poi sempre questa porca puttana, cioè neanche a farla apposta, eh. Io non lo faccio apposta, ragazzi, ma questo o ce l'ha con me sto gioco, non lo so, ma mi dà sempre sta cazzo di mappa di merda. Allora io aspetto, cioè boh, andate avanti voi, avete detto cazzo dovete andare, che io c'ho un livello 4 sinceramente qua. Good luck and fair seas. C'è grave, oddio. All Manco forces, tanto. capture that area. Ok, manco tanto. Manco tanto. Allora, sì, dai. Io non so se difendere o andare in attacco. Vedendo qua sono sicuro. Thunder.
dall'altra parte, va bene. Thank you.
da solo mi sono ritrovato. Vabbè, comunque, team di merda. Battaglia difficilissima. E quindi niente, tutto qua. Vabbè, comunque addirittura sto pure primo. Tra l'altro, se ci sono quello che ha fatto più danni di tutti, compreso le navi da guerra, cioè le navi da guerra si stavano a fare proprio, sai, i rasponi quelli proprio. Mamma mia, sta gentaccia, guarda che cazzo giocate a fare, e quello mi dico, cioè, che cazzo vi giocate a fare. Vabbè, comunque, tutto qua, questa era la random battle. Comunque tutte le random battle sono molto ma molto difficili rispetto alle co-op battle, che sono molto più equilibrate e che c'è molta più possibilità, ecco, di vincere una battaglia rispetto comunque alle random battle. E cosa dire di più? Niente, io penso che il video può finire qua. Penso che il prossimo video sarà dedicato all'Omaha, che è una livello 5. Io adesso ci metterò tutto l'impegno possibile per far prima, per portarvi il prima possibile questa nave. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video, dai. Quindi niente, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, altrimenti lo lasciate in giù, commentate, condividete e ci vediamo al prossimo video, ragazzi, ciao!